essere solo 2 kg di farina. Ci ho messo un lievito e mezzo, ci ho messo un bicchiere d'olio e lo sale. Solo questo. E Se basta. manca l'acqua, ci aggiungi Che c'è anche questo. salato. Quindi qua dentro ci hai pure messo l'acqua. L'acqua è lievita. Il lievito sa da mettere nell'acqua solo tiepida Lievita, con se non decresce si è pure. e con il sale. Quanto sale? E beh, lo sale dipende da voi come vi piace Poi salato. si fa un panino, mi si gira e mo si Ma chiude così. E si chiude. fanino Che può nodo crescere? per un'ora. Buonasera. Ora mettiamo una Ecco. coperta e lana, così cresce più Si cresce più subito. subito. Ecco. Facciamo così. E chiudiamo tutto. Così si fa più subito. Se no si fa troppo tardi. Ecco Così. fatto. Ci vediamo tra poco. Allora, 2 cose a così di spinaci. Si lavano Che così. sono due ruote, Due ruotoli. Dove devi andare Due ruotoli così, E ci stanno anche sotto, una volta che sono lavati si mettono a camminare. Queste le olive del paese, poi la salsiccia, e poi E lo formaggio grattugiato. il formaggio grattugiato. Quale formaggio? Parmigiano. Parmigiano. Ora li mettiamo qua sopra, asciugare un po' su un panno e poi ci si vede. Mo' si piega, così si asciuga tutto buono buono. Tutti i spinaci si asciugano. Mo' si taglia l'aglio fresco a pezzettini piccoli piccoli. Abbiamo messo questo piccolo pezzo, lo mettiamo perché poi ce ne stanno troppi. Mo' si mette un parmigiano. Sale, quello poco, e qua anche abbiamo messo l'olio. Aggiungiamo ancora un po' di formaggio. Mo' abbiamo girato e mo' la pasta di pizza è cresciuta e mo' la mastende. Lo faccio vedere. Faccio vedere come rimane il pane che ti ho massato. Quelli che ho già massato. Non mi piace troppo mangiarlo crudo. Facciamo vedere come hai massato. Che buono, mamma mia. Ancora un po' d'olio, se ci manca tanto. E così si fa il pizza. Si stanno meglio con l'olio, hai capito? Lo so. E così fino a che ce ne stava per tutto. Allora, una volta la pasta stesa in tutto il rotolo, mettiamo un po' di parmigiano grattugiato, poi mettiamo questo, mettiamo un po' dappertutto e poi la salsiccia. E le olive anche spartute dappertutto. E adesso ci andiamo ad aggiungere ancora l'impasto, la pasta sopra. E ne aggiungiamo ancora un po' di formaggio sopra. Ma sa da stendere la pasta buona perché sa da mettere in Un coppa. coppa, va là. Ehi, che stanno a pasticcerie? Mettiamo nei lati. Va a fare un buco, non vedi? Si chiude buono con i lati. Poi un po' d'olio. Un po'. E ma a 200 gradi per una mezz'ora.